È risultato positivo al coronavirus l'insegnante in una scuola secondaria di Siena, 5 classi chiuse per un totale di circa 100 alunni che dovranno ora rispettare la quarantena. Secondo quanto si apprende dall'ASL Toscana Sud, in una classe di 23 alunni dell'Istituto Tecnico Tito San Rocchi sono già stati effettuati i tamponi, mentre per gli studenti delle altre 4 classi il dirigente scolastico ha disposto il rientro a casa con mezzi propri. Per loro già da domani è stata attivata la didattica a distanza. I locali scolastici sono stati sanificati. Abbiamo avuto indicazioni da chi ha la competenza per darle di chiudere, come dicono i ragazzi, l'espressione non è corretta, ma insomma ci siamo capiti, cinque delle nostre classi come misura preventiva, perché, così ci è stato riferito, potrebbero esserci stati contatti da parte dei ragazzi delle classi con, evidentemente, aggiungo io, qualche caso, perché altrimenti non saremmo stati coinvolti con classi intere. Ci siamo immediatamente attivati per chiedere alle famiglie di venire a prendere i ragazzi in modo da non farli andare con mezzi pubblici, ma farli rientrare con mezzi privati, mentre l'ASL ha contattato tutte le famiglie per dare le indicazioni di tipo medico, quindi di che tipo di isolamento si tratta, quali sono le modalità, immagino, e quindi, come dire, c'è questa divisione di lavori quasi naturale, per cui noi ci occupiamo degli aspetti organizzativi, ci siamo già attivati per forme di didattica a distanza che permettano alle classi di continuare il percorso di crescita scolastica. In provincia di Siena, disposta poi la quarantena perché contatti di un caso positivo per gli alunni di una classe della scuola primaria a Rapolano Terme, mentre per gli studenti di una scuola secondaria a Sovicille sono stati effettuati i tamponi in via preventiva. Nei giorni scorsi casi analoghi si erano verificati a Chianciano Terme, dove la scuola primaria era stata interamente chiusa, e a Montepulciano, per gli alunni di alcune classi della secondaria era stata infatti disposta la quarantena.